Eccoci qui, siamo tornati, diamo il benvenuto a John Real. Benvenuto, lui è regista, genere... thriller drammatico. Thriller drammatico, sì. Horror anche. Sì, il precedente era più un thriller horror, Native, questo è Midway che abbiamo realizzato da poco ed è un thriller drammatico, sì. Allora, adesso parliamo un attimo di Midway e poi ci vediamo anche un pezzettino di questo film. A proposito di Cervelli in fuga, oggi parliamo di questo. Tu hai candidato il tuo film alla Rosa dei Papabili per rappresentare l'Italia agli Oscar. Sì. Quanto marketing c'è in questa scelta e quanta invece voglia di far conoscere il proprio lavoro? Ma in realtà a livello discorso proprio di marketing, anzi pensavo proprio che non ci fosse diciamo tutta questa questo rumore attorno alla candidatura tra i sette per la possibilità di rappresentare l'Italia agli Oscar, quindi un po' mi ha sorpreso. Poi in realtà quello che poi abbiamo sempre appunto detto, per noi l'importante era cercare di mandare un messaggio con questa candidatura, soprattutto infatti vedere la candidatura in prospettiva, per comunque dare infatti anche un'immagine di ciò che è il nostro cinema in questo momento un po' diversa, perché come dico sempre ci sono tanti autori, soprattutto molto giovani, che battono su un genere di film che è proprio diverso dal solito che vediamo al cinema. Quindi in qualche modo è anche voler invogliare produttori, distributori a credere a giovani registi e ad un genere che purtroppo sta proprio scomparendo, quindi un po' vederla in prospettiva. Per aprire una strada, esatto, insomma. Esatto, bravissimo. Allora adesso noi ci vediamo il trailer di Midway, così capiamo bene di cosa stiamo parlando. Vediamo. Tienilo tú. Ecco, allora, come dicevi tu poco fa, non è il tipico film italiano. In che cosa differisce da quelli a cui siamo abituati a vedere? Guarda, intanto già il film è un film di genere, quindi già proprio la tipologia di film è poco prodotto, è poco distribuito. Anche Midway stesso ha avuto molti problemi nella distribuzione, è stato distribuito in 29 sale. Bene o male, in tutta Italia, però abbiamo avuto difficoltà a riuscire a convincere comunque le agenzie e gli esercenti a dare la possibilità ad un film di genere, proprio soprattutto di produzione italiana, perché comunque Midway è un film prodotto interamente in Italia e anche sia la crew che il cast è italiano. Quindi già quando si parla di un film di genere che ha dei nomi italiani, è difficile dare molta credibilità, quindi proprio entrare in sala è stato un periodo veramente... che stanno vivendo poi le sale piccole in questo periodo storico, è veramente difficile, sei multisala, fan da padrone, lì è difficile proprio approcciarsi. Un genere molto proiettato verso l'estero comunque, infatti tu hai già vinto con un tuo precedente lavoro che è Native dei riconoscimenti, giusto? Sì, con Native abbiamo vinto, perché poi è Native, però mi piace Native. Proprio questo modo di nominarlo in maniera proprio straniera, perché il film in realtà parla delle native, che sono delle donne che riescono a distaccare lo spirito dal corpo e diciamo vanno a torturare le loro vittime. E col film abbiamo vinto 3 Globi d'Oro, con il quale uno è stato assegnato a Franco Simone, anzi
che saluto, che spero che mi sta guardando, come miglior canzone. Un'altra Marco Verba come colonna sonora, e poi proprio quello che mi ha stupito è stato vincere il Globo d'Oro come regista rivelazione. Come è stato un bel riconoscimento. Specifichiamo, sì, i Globi d'Oro sono conferiti, sì, dalla stampa estera, sì, in Italia, quindi, sì, insomma, sì, appunto, riconoscimento internazionale. Sì. Allora, rimani qui con noi, noi dobbiamo andare in pubblicità, e poi torniamo qui tra poco con un paio. E 54, siamo sempre qui a Occupy DJ, Valentina, Andres e John Real, regista di film. Perché John Real? Perché questo nome? Sì, questa è una cosa che mi è stata chiesta da tantissime persone, perché proprio crea curiosità. Non do mai una vera e propria spiegazione, perché comunque è un nome che mi è stato dato da una persona molto cara a me. Tante volte si cercano magari delle spiegazioni commerciali, o magari una voglia di cercare di dare, sì, un aspetto diverso alla mia tipologia di film che seguo, magari un po' più straniero, però in realtà è una persona molto legata a me, quindi una persona che non c'è più, e ho deciso di tenerlo con me per sempre. Possiamo confermare che non ti chiami Giovanni Reali, quindi. Sì, sì, sì. Io bene. Sì, sì. Allora, vediamo un po'. Sì, noi abbiamo chiesto ai nostri ragazzi che ci seguono da casa in quale paese vorresti emigrare e perché. E chiediamo anche te se c'è un posto in cui vorresti andare, magari appunto per la tua carriera cinematografica anche. Ma in realtà sarebbe bellissimo, credo, riuscire a restare in Italia e andare avanti proprio sul proprio territorio, credo che sia magari il sogno di tutti quanti. Poi però bisogna appunto guardare in faccia la realtà, la speranza è l'ultima a morire. Io spero che diciamo sia l'ultima spiaggia a dover andare via, perché sono legato a questa terra. Però già da adesso sto cominciando a collaborare con una produzione statunitense anche per il prossimo progetto, quindi questo mi fa percepire che è molto difficile che potrò continuare a seguire questo genere di cinema proprio qui da noi. Magari tornerai, esatto, dopo questa esperienza. Guarda, sarebbe bellissimo riuscire, anzi, a portare una collaborazione tra le due produzioni. Potresti essere anche d'esempio. Magari, ma potrebbe anche essere, ma proprio riuscire a portare il cinema da noi credo che sia il... la soddisfazione più grande. Bene. Dunque, sì, allora abbiamo parlato del tuo film che hai, sì, provato a candidare agli Oscar, ma c'è un modo per, anche se tu alla fine la tua aspirazione ci hai appena detto essere produrre qui in Italia, c'è un modo per arrivare in America, una scorciatoia, un trucco? Ma io quello, per quello che diciamo posso dirti per la mia esperienza, io ho avuto la possibilità di studiare alla UCLA di Los Angeles, quindi ti dico che una volta che tu capisci un po' la mentalità statunitense, soprattutto come funziona l'industria cinematografica, ti rendi conto della differenza abissale che c'è con la nostra tipologia di industria. E quindi, anzi, proprio sbaglio anche il termine, perché da noi non è presente una vera e propria industria, c'è più un discorso da mecenatismo, non so, sì, se. Sì, sì, sì. Quindi diciamo che fondamentalmente puoi lavorare all'estero una volta che ti sei spostato dall'Italia con più facilità, una volta che sai, diciamo, le strade, ne capisci la mentalità, la meritocrazia, cioè tutto un discorso un po'. Hai toccato delle parole chiave, sì, importanti. Sì, sì, sì. Poi, fanno, sicuramente, sì, aver studiato là poi ti ha fatto entrare più nel mondo. Sì, assolutamente, assolutamente, sì. Tra l'altro, tu prima dicevi che Midway è stato girato in Italia con ragazzi italiani. Quanto, sì, è difficile però riuscire a creare un film di questo genere, appunto horror, thriller, con un budget comunque più limitato? Non avere i budget, sì, hollywoodiani. Bravissima, sì, sì. È difficilissimo, perché comunque quando tu ti confronti con delle realtà produttive molto difficili, perché il film è stato girato alle 2 di notte sull'Etna, dove a 2000 metri, 2500 metri, quindi ti rendi conto che il freddo che abbiamo vissuto in quei giorni è stato pesantissimo, e quindi con un film low budget trovare a dover fronteggiare delle difficoltà climatiche, delle difficoltà proprio produttive, è stato veramente difficile. È stato girato in 14 giorni e
obbligatoriamente io mi trovo a ringraziare tutti gli attori dal primo all'ultimo, giorni perché intensivi. Sennò non l'avrei mai terminato questo film. Va bene, allora grazie di essere stato con noi. Grazie John, a voi tantissimo. Saremo a vedere, insomma. Bocca al lupo per il futuro. Grazie. Ti auguriamo di riuscire a produrre un film nella tua traiettoria. Stai pure. Sì. Noi invece continuiamo a parlare di cinema, sì, e parliamo con dei ragazzi che invece ad Hollywood ci sono stati, e davvero. Per davvero, vediamo com'è andata, vediamo. Sì.